Ma dunque, sono partito come 30.000 juventini con la speranza di portare finalmente a casa quella coppa. Ed è successo che l'abbiamo portata a casa nel peggiore dei modi e forse ce lo ricorderemo sempre in maniera tragica, anche se nell'albo della Champions League c'è scritto Juventus nell'85. Di sicuro quello che ci portiamo dietro non è tanto, poi vedremo i filmati, quello che è successo là al campo, ma è tutto quello che ci siamo portati dietro dopo, che forse nessuno di noi ci si dimenticherà di quella giornata e se lo porterà dietro forse tutta la vita. Ci hanno rovinato il nostro giocattolo, perché sempre ci ricorderemo ogni volta che giocheremo in Champions League e ce lo ricorderanno anche qualcun altro. Quella tragica serata. Io ero partito con l'entusiasmo, la giornata era splendida. Chi è stato a Bruxelles quel giorno ha vissuto una giornata bellissima prima. Abbiamo vissuto dei momenti tragici dentro perché non abbiamo. Io ero dalla parte opposta E della tu eri di tribuna. fronte alla tribuna stampa autoritaria, E non ci la siamo tribuna opposta. minimamente resi conto della gravità. Ma nessuno se ne è reso conto. E fortunatamente in quel momento nessuno ha anche detto cosa stava succedendo, perché sennò ci sarebbe da immaginare cosa sarebbe successo avessimo saputo tutti e 30.000 la realtà di quello che succedeva. Forse sarebbe stato uno scontro biblico. E la partita penso che tutti noi l'abbiamo vissuta come una situazione. Cioè, eravamo drogati, drogati, addormentati, non potevamo uscire dallo stadio perché io ci ho anche provato. Mio padre ha detto: a questo punto andiamo via, non guardiamo la partita. Ma tu Non eri solo? no, ero con degli amici, con mio padre, Ah, quindi anche il papà sì, ha seguito tutti. tutta la famiglia, eravamo andati là con amici, cugini, tutti, come tanti juventini che erano andati là in gruppo per festeggiare. La partita l'abbiamo vissuta sotto shock. E il peggio secondo me è stato poi l'andar via. L'andar via, il tornare a casa in una maniera sconvolgente. La gente dalla gendarmeria belga quando ci ha dato il via libera a uscire dallo stadio, a quando siamo arrivati in Italia a vedere la situazione, cioè i carabinieri che ci facevano entrare senza guardare più neanche i documenti, sembravamo dei reduci. Ecco, Vero. la sensazione di essere un Ma volevo reduce da cominciare qualcosa di strano. facendo, anche per avere un iter di discorso, di senso compiuto, il biglietto della curva M, che sarebbe quella chiaramente opposta alla curva Z famosa. Questo è fondamentale, l'importanza del biglietto, perché è da qui che si può cominciare a scandagliare quali potrebbero essere state le dinamiche di quello che è successo. Allora, innanzitutto si può notare che il biglietto non è stato strappato, è un biglietto praticamente. Luigi Piccolo, poi a seguire anche Antonello, tutti testimoni di questa serata tragica. Prego Luigi. Sì, volevo cominciare, chiaramente chi c'era, queste immagini sono delle cose che fanno tornare in mente delle cose agghiaccianti. Allora, volevo cominciare facendo, anche per avere un iter di discorso, di senso compiuto, il biglietto della curva M, che sarebbe quella chiaramente opposta alla curva Z famosa. Questo è fondamentale, l'importanza del biglietto, perché è da qui che si è intonso, proprio perché all'interno dello stadio l'ingresso era assolutamente impossibile da poter gestire, perché tutta una curva doveva entrare attraverso magari un tornello, una cosa ancora più angusta. E quindi, oltretutto, l'impossibilità di accatastare migliaia di persone Certo. in uno spazio Tutte così ristretto, imbottigliate dentro questo piccolo cunicolo, si è lo visto ricordiamo. dalle immagini, si è visto dalle immagini che è stato utilizzato per la fuga dalla curva Z, però nella curva M c'erano in entrambe le curve un gabbiotto dell'Enel, che era esattamente appoggiato all'ingresso della curva, per cui per
proprio con dei gradini, si poteva salire sopra e si scavalcava. Questa è la testimonianza che la maggior parte delle persone che sono entrate in curva sono entrate scavalcando, questo già per iniziare già fatta la fase la di poca. Senti, quella sciarpa che tu hai, quella ha vissuto Bruxelles, chiaramente, quella sciarpa che tu questa indossi. È un qualcosa che si vede anche dalle immagini. Chiaramente il commentatore Bruno Pizzu, mi sembra che fosse, sì, Pizzu. Poi rivedendo le immagini Rai 2 Bruno Pizzu, successivamente quando siamo tornati a Roma abbiamo visto che dopo gli scontri, dopo insomma che era successo tutto la tragedia, Pizzu disse i tifosi di Ventunia a questo punto hanno preparato uno striscione per controbattere quello che stanno facendo gli inglesi, e c'era scritto Reds, che sono chiaramente i tifosi del Liverpool, Animals. In effetti noi siamo stati buoni o cattivi profeti, perché purtroppo quello striscione era stato preparato già da prima, era stato portato insieme, infatti lo vediamo. Eccolo lì. Qui siamo, la regia gentilmente ci ripropone le immagini, Reds Animals, quindi chiaramente avevamo già preparato questo striscione. Queste erano le sciarpe insieme che avevamo preparato, quindi questa è una testimonianza che noi già ci eravamo pronti. Cioè tutti sapevano quello che sarebbe potuto succedere, tranne probabilmente la polizia e le responsabilità, gli responsabili belgi. Adesso chiaramente una grossa disorganizzazione a livello di ordine pubblico. Antonello, anche tu hai un biglietto che chiaramente... Io invece ho strappato, devo dire, eccolo. Tu sei entrato... Io sono entrato tra i primi, devo dire, ancora c'erano, mi ricordo questi... Senti, che settore occupavi? Stesso suo, curva opposta. Ho 15 o 16 anni. Sono 68, quindi 85, senza fare conto, cambia poco. 17 anni. Insomma, mi ricordo, è stato il regalo di promozione della terza scientifico. Guarda, mio padre dice biglietto e aereo. Biglietto. Ma quello che volevo sottolineare, innanzitutto c'è una cosa particolare, questo biglietto c'è scritto in due lingue. Dice l'organizzazione declina tutte le responsabilità in caso di incidente. Cioè, sembra una cosa veramente strana. L'ho notato adesso, pensate, dopo 23 anni non l'ho mai più riletto. Adesso tenendolo in mano, uno non è che va, dice, a leggere dietro. Che potranno succedere in corso del match. Esattamente. Eccetera, cioè, quindi, sembra una cosa quasi profetica. Fermo restando questo, io ricordo perfettamente, stavo un pochino più in alto rispetto agli ultras della Juventus, che stavano verso il basso, dove abbiamo visto lo striscione Reds Animals. Ricordo che noi vedevamo di là e vedevamo innanzitutto che nell'idea iniziale questa onda che tutti dicono, nell'idea iniziale dei belgi, dell'organizzazione belga, ci sarebbero dovuti essere tifosi del Liverpool e belgi a fianco, tifosi della Juventus mezza curva e belgi a fianco. Che cosa successe? La febbre del biglietto, il bagarinaggio, eccetera eccetera, ha portato al fatto che una curva fosse interamente piena di juventini e l'altra curva fosse per metà, cioè i biglietti riservati ai belgi erano stati praticamente presi tutti dalle agenzie di viaggio italiane, dai bagarini italiani, eccetera eccetera, dai Juventus Club, che sappiamo quanti sono. Quindi c'era soltanto una lievissima rete che separava le due tifoserie, che mi ricordo anche quelle di separazione con il campo crollavano, bastava spingerle, cioè questa la fatiscenza. C'erano delle pietre, dei pezzi di cemento dello stadio che si staccavano, stadio in demolizione. Addirittura davanti alla curva Z, davanti alla quale sono passato per fare il giro dello stadio prima di entrare a curva nostra, abbiamo notato c'era una specie di cantiere dove era possibile prendere di tutto. Io ricordo delle canne che poi furono prese e usate dei pezzi di legno di questo cantiere. Sì, ma usate proprio, lasciate proprio cose di ferro. Dall'altra parte noi vediamo a un certo punto cominciare le ondate dei tifosi del Liverpool che aggrediscono, prima con dei specie di razzi, come si chiama, di fumogeni, di petardi. Petardi, o quelli che tirano queste palle infuocate colorate, no? I tifosi di Juventus si ritraggono, anche perché in quella curva non c'erano ultras, c'erano famiglie, quindi persone che non reagivano allo scontro fisico. Secondo me se ci fossero stati gli ultras sarebbe stato molto meglio, perché tutto sommato si sarebbe fermato uno scontro tra ultras e non si sarebbero schiacciati tutti contro il muro, così come è avvenuto. Antonello, sappiamo molto bene la tipologia fisica dell'animal, usiamo questo sì, di sì, quelli ma, molto sì, grandi, ma se ci fossero stati gli ultras della Juventus sarebbe stato diverso. Chiaro. Allora,
partito da solo, dei miei amici, cioè, persone che avevo conosciuto, diciamo, in fila a fare i biglietti per a Piazza Indipendenza, all'epoca era lo Juventus Club di Roma. Quindi cominciano queste ondate di tifosi che, dopo aver divelto la rete, cominciano ad aggredire i tifosi di Juventus si schiacciano contro questa parte di curva finale dove c'era un muretto, e questo muretto alla fine crolla, e non è possibile per noi vederlo perché era coperto da un altro muro, che era il muro della tribuna esattamente che gli stava di fronte, che impedisce a tutto il resto dello stadio di vedere questo crollo di questo muretto. Ma la cosa più impressionante è stata che, mentre, io mi ricordo, gli ultras che stavano sotto da noi urlavano ai poliziotti: andate di là, cosa state a fare qui da questa parte, che siamo tutti della Juve, andate a sedare la rissa o a calmare gli animi da quella parte, e quelli invece minacciavano i nostri ultras, me lo ricordo benissimo. In più, prima che arrivò un po' di polizia durante queste ondate, passò mezz'ora in uno stadio, può succedere qualunque cosa. Io vorrei... Quindi l'organizzazione è stata veramente una cosa abominevole. E la colpa di tutto questo è soprattutto dei belgi. Assolutamente sì, ma già quello stadio non poteva essere a norme per accettare una finale. Qualsiasi partita, non sto parlando della finale di Champions League. Non sto parlando. Altra cosa è dire che per la prima volta, purtroppo, la Juventus, secondo me, macchiò lo stile Juventus. Io non avrei mai voluto vedere Claudio fa sì con la testa, perché io non avrei mai voluto vedere, soprattutto non parlo neanche del momento della partita a caldo dove ci possono essere mille motivazioni, ma il giorno dopo alla discesa dell'aereo non si alza la coppa. Questa è l'errore più grosso, è stato questo. E lo imputo purtroppo a Boniperti, grandissimo presidente, ma una volta tanto, perché la differenza tra un tifoso juventino e tutte le altre tifoserie è che noi possiamo riconoscere i nostri errori, a differenza degli altri, per cui Totti c'ha sempre ragione o quello dell'Inter ha sempre ragione. Allora, una cosa importante, tra l'altro, che stasera doveva essere presente anche qui, tra l'altro ieri è uscito anche sul Tutto Sport un articolo che ci riguardava, e ringraziamo Guido Vaciago per l'articolo. Questa sera doveva essere presente qui con noi uno dei giocatori che hanno giocato quella partita, Sergio Brio, ma per motivi di lavoro chiaramente non è potuto venire, quindi noi lo salutiamo chiaramente. Claudio, facevi sì con la testa, perché chiaramente una caduta di stile forse della società. Ma la caduta di stile, per tutti noi quella coppa noi non l'abbiamo vinta, o meglio, c'è, però non ce la sentiamo addosso. Non ce la sentiamo, non riusciamo, cioè, quando io penso alla coppa vinta a Roma con Gianluca Vialli che la solleva, ecco qui la foto con Michel Platini, questa non la riconosco come una coppa nostra, cioè è lì, è in bacheca. Tra l'altro, quella meno male coppa, che c'è. Perdonami Claudio, diceva giustamente Antonello Angelini la caduta di stile, quella coppa fu quasi a mo' di sventolata di bandiera all'uscita dall'aeroporto di Caselle proprio da Sergio Brio, e mi sembra che fu proprio lui a tenere questa coppa. Per carità, lui poverino non c'è, però voglio dire Sergio Brio, grande campione, una volta sbagliato, capita di sbagliare, però sbagliato. Senti, c'è da considerare una cosa, che Boniperti sai quanto tenesse a quella coppa, però non me ne frega nulla, certo. Sono morte 39 persone, allora non andava giocata la partita. Ma no, tu la puoi giocare, perché se non si fosse giocata quella gara, la partita si doveva giocare per forza. Sentiamo un attimo, Stefano. Scusa, che devo fare? Allora non la gioco. Non festeggi il giorno dopo. È grave, ecco, come dice Antonello, festeggiare il giorno sul momento. Io capisco anche che tu sei preso dal momento, no, però torno il giorno dopo a Torino, la faccio vedere la coppa, cioè l'ho sempre vinta. Cioè, è stata una tragedia. Allora io, giocatore di calcio, mi rifiuto di giocare. No, casomai era il caso di prenderla, portarla in società e fare delle foto e diffonderle sul giornale. Al limite è questo. Esatto. Ecco. Sentiamo un attimo, Stefano Bellini, prego Stefano. Credo anch'io che, insomma, la partita doveva essere giocata sicuramente per motivi di ordine sarebbe pubblico. Sarebbe accaduto un disastro di carattere. Ecco, lasciamo però d'accordo, i festeggiamenti, sono stati fuori luogo, è stato un errore, secondo me, gravissimo, insomma, perché non si può festeggiare un evento che ha avuto 39 morti, insomma, non è possibile. Insomma, io voglio dire una cosa, siccome purtroppo non sono stato presente all'Aisel, perché non sono potuto andarci per vari motivi, insomma, per fortuna, a questo punto dico per fortuna, insomma, volevo dire una cosa per il ricordo di questa partita, nel senso che io ho un figlio di 8 anni, che è tifosissimo ovviamente della Juve, che gioca a calcio, eccetera, seguendo questa trasmissione, sapendo che io venivo qui questa sera, voleva sapere di cosa si parlava questa sera. Io gli ho raccontato velocemente l'argomento e questa cosa. Lui mi ha detto, dice, papà, ma morti in una partita di calcio, ma allora non era una partita di calcio questa qui.
Io credo che questa frase mi ha lasciato. È la definizione più giusta. Cioè, non è stata una partita. Per riconoscere che questa gara non io è stata una gara. Tra quelli dico che non era una coppa, insomma, che possiamo riconoscere. Io vorrei dopo.